È un momento importante, io ho voluto che fosse all'aperto, fosse in un momento di partecipazione con il più possibile con la gente, in un parco, il Novi Sad dà un forte valore simbolico, con la presenza di tanti giovani soprattutto che sono il nostro presente ma anche il nostro futuro. Grandi sono state, importanti risultati nel corso di quest'anno, innovazioni tecnologiche che illustrerò nel corso del mio discorso, ma soprattutto sono contento di questa ampia partecipazione e di questa apertura della festa della polizia alla cittadinanza. Noi siamo sempre presenti tra la gente, nei momenti di sofferenza, di disagio, di dolore della gente. Non cerchiamo mai giustificazioni, siamo sempre presenti per questo, esserci sempre vuol dire questo. Tante operazioni importanti quest'anno da parte della Polizia dello Stato, qual è il messaggio che le lancia ai cittadini? Ma le operazioni più importanti hanno riguardato sia il settore della droga, ma purtroppo eventi drammatici come gli ultimi femminicidi che hanno trovato un'immediata risoluzione ma che non tolgono comunque drammaticità al fenomeno, che io sottolineerò e sottolineo perché la città di Modena, la provincia di Modena da questo punto di vista è stata particolarmente colpita. Quanto ha influito X-Law, il nuovo sistema, nel raggiungere i vostri obiettivi? È un sistema scientifico abbastanza certo, perché riesce in maniera, predittiva a individuare zone di pericolo e l'invio della volante, del reparto di prevenzione, di altre pattuglie sul luogo ci consente o a volte di catturare direttamente l'arrestato o a volte, nella maggior parte dei casi, di prevenire il reato. Positiva, poi darò alla stampa, vi darò quelli che sono i risultati. Ci sono dei risultati positivi nel complesso, c'è qualche elemento di differenza rispetto all'anno scorso in negativo, però nel complesso possiamo ritenerci soddisfatti. La criticità maggiore l'abbiamo riscontrato in qualche reato predatorio, ma in particolar modo nelle rapine. Invece i furti sono calati rispetto al 2017, perché abbiamo fatto una comparazione 2017-2018. Quindi c'è un calo dei furti, c'è un leggero aumento delle rapine, ma nel complesso tutti i reati sono diminuiti. Guardia particolare giurata della Cop Service di Modena, Saverio Modena. Un ringraziamento a tutti, al signor Questore, alla Polizia di Stato e al mio istituto. È davvero inaspettato, bellissimo davvero. Un contributo prezioso per la Polizia di Stato, quindi hanno deciso di premiarla con questa tarda. Svariate operazioni che ho collaborazione ho avuto con loro, il risultato è stato arresti di malfattori e delinquenti. Si divertono, sono stati pazienti anche loro fino adesso, quindi adesso era un po' che lo miravano dall'alto. Che esperienza è stata però? Positiva fondamentalmente, sì. Hanno retto bene, quindi siamo contenti di aver partecipato.